Salve, sono Maria Grazia Pillo, sono un'ostetrica e nonché consulente della Valigia Rossa. Oggi sono qui con Carlotta per parlare della sessualità durante e dopo la gravidanza. Ciao, sono Carlotta e sono alla 28esima settimana e sono qui per fare alcune domande sulla sessualità durante e dopo la gravidanza. Bene, dimmi Carlotta, cosa vuoi sapere? Allora, la prima domanda è se posso avere rapporti sessuali durante la gravidanza. Assolutamente sì, i rapporti sessuali sono assolutamente possibili in gravidanza, anzi, il gioco, l'amore, l'affettività e tutti gli ormoni che vengono emessi durante la sessualità sono gli stessi che vengono emessi anche durante il momento del parto, per cui fare l'amore fa molto bene alla coppia e anche al bambino, perché riceve tutto il piacere e la gioia che riceve la madre dal fare l'amore. Quali sono i cambiamenti principali che posso avere nella sessualità durante la gravidanza? Tu ti riferisci ai cambiamenti del tuo corpo, Carlotta? No, ai cambiamenti dell'atto sessuale. Beh, come tu sai, la sessualità non è una cosa che riguarda solo i genitali, è un'esperienza di vita che riguarda tutta la persona, per cui ogni donna vive la propria gravidanza in maniera diversa. Per esempio c'è la donna che può vivere questo momento della sua vita come qualcosa di meraviglioso e di gravioso, perché si sente forte, potente, femminile, materna. Mentre invece altre, soprattutto se non hanno magari desiderato la gravidanza, si sentono stanche, brutte, goffe, ingrossate. Quindi a seconda di come ti vivi tu nel corpo, vivi anche la sessualità in maniera diversa. E questo vissuto diverso nel corpo e anche a livello emotivo è diversissimo anche durante tutti i trimestri, perché tu sai che la gravidanza dura 3 trimestri e nei 3 trimestri è completamente diverso tutto. Per esempio, tu adesso il primo trimestre l'hai già passato. Sì. Ecco, nel primo trimestre è molto probabile che molte donne non si sentono di fare l'amore tanto, perché sono sconvolte, coinvolte da una nuova cosa, per cui ci pensano molto bene a fare l'amore. Anche il loro corpo sta cambiando talmente tanto, sanno che la loro vita cambierà talmente tanto che anche la sessualità è un pochino messa da parte. Il secondo trimestre è il periodo d'oro, credo che questo sia il tuo periodo d'oro. Le donne ad esempio hanno un accentuato desiderio sessuale. Perché? Perché il sangue affluisce molto di più a livello pelvico e quindi a livello vaginale c'è maggiore lubrificazione, maggiore intensità e quindi orgasmi molto più intensi. Per altre donne invece la cosa può essere completamente diversa. Ad alcune donne scema completamente il desiderio sessuale, ad altre viene rallentato, viene diminuito, ognuno di noi è diverso. Verso il terzo trimestre invece quello che cambia è un pochettino il tuo essere un pochino più pesante, i tuoi movimenti che sono un pochettino più appesantiti, più goffi, per cui può cambiare anche questo, ma non c'è nessuna controindicazione alla sessualità in questi gravidanza, perché comunque a parte alcuni problemi di tipo medico, per esempio una rottura delle membrane, oppure il fatto che puoi andare incontro a un parto prematuro, di questo parleremo sicuramente, non ci sono controindicazioni nel fare l'amore, soprattutto quando sei incinta nel travaglio, quindi ti avvicini alla data presunta del parto, può essere anche una buona induzione a fare l'amore, ma magari di questo ne parliamo mano a mano. Ci sono delle posizioni consigliate o sconsigliate nel rapporto sessuale durante la gravidanza? Penso che la cosa più così, di buon senso da dire sia quella dove vi sentite più comodi, come tu sei in grado durante la giornata di sentire come ti senti meglio seduta, coricata, in piedi a camminare. Penso che tu sia in grado anche di percepirti corporeamente ed emotivamente nel momento in cui fai l'amore, e questo è fondamentale. Poi il buon senso, oltre all'affetto e al dialogo, penso che siano i consigli più pratici da dare a una coppia per poter fare l'amore durante la gravidanza. Se una coppia è complice e dialoga e si dice le cose, non ci sono problemi in tutto quello che si fa insieme. Poi volevo chiedere che il bambino o la bambina cosa percepiscono, cosa sentono durante i rapporti sessuali, quando si fa l'amore? Beh, percepiscono sicuramente il movimento, la cosa più semplice, il movimento che tu fai, come quando tu cammini o ti dondoli o vai in bicicletta, quindi il movimento per loro è molto piacevole.
ma percepiscono soprattutto l'emissione delle endorfine, perché durante il rapporto sessuale la donna e anche l'uomo ha una secrezione molto massiccia di endorfine, che sono quegli ormoni morfinosimili che ti danno la sensazione del piacere e della gioia, per cui questo lo percepisce molto bene. E percepisce anche il fatto che, essendo in contatto tanto con il tuo uomo, con il tuo partner, sicuramente questo dà il senso al bambino di affettività, di calore, di dolcezza, di amore che c'è nella coppia, e quindi viene avvolto e coinvolto in tutto questo. Sempre ricordare che durante gli ormoni che vengono secreti durante il rapporto sessuale sono gli stessi che vengono secreti nel momento del parto, e che nel momento del parto ci può essere un orgasmo, anche se questo nella nostra cultura è molto particolare a dirsi, perché comunque quello che viene secreto dal corpo femminile è lo stesso dosaggio ormonale, in alcuni dosaggio maggiore come l'ossitocina. Può provocare un parto prematuro? No, l'orgasmo può provocare un parto nel momento in cui tu arrivi a ridosso della data presunta del parto. Allora, ti può aiutare ad attivare le contrazioni, ma se tu non hai una patologia della gravidanza, per esempio una placenta previa, una gravidanza gemellare, cosa che tu non hai, una gestosi, un raccorciamento del collo dovuto a contrazioni durante la gravidanza, quindi sarebbe meglio evitare i rapporti, se tu non hai nulla di tutto questo, non può l'orgasmo provocare un parto prematuro nella maniera più assoluta. Avvicinandosi alla data presunta, logicamente invece puoi attivare il travaglio e il parto, perché il movimento e l'orgasmo possono aiutare, ma solo quando tu sei già matura per poter partorire, quando il tuo corpo è già pronto, e non solo, ma anche nello sperma dell'uomo sono contenute le prostaglandine, che aiutano moltissimo a maturare il collo dell'utero e a prepararlo all'apertura durante il travaglio. Perfetta. Bellissima pressione, Carlotta. Ti volevo chiedere ancora se ci sono delle situazioni o ci sono condizioni per le quali è meglio interrompere il rapporto sessuale in gravidanza? Sì, esistono condizioni particolari per cui è meglio interrompere i rapporti sessuali in gravidanza, però ad esempio in questo momento a te non competono, Carlotta, tu hai una gravidanza fisiologica dove tutto sta andando molto bene. Ci sono invece situazioni quali? Precedenti minacce d'aborto, per esempio una gravidanza gemellare, una placenta previa, un sanguinamento inspiegabile della vagina, la presenza di un'infezione in corso, la presenza di problematiche di pressione. Tu in questo momento non ne hai, però c'è la cosiddetta gestosi, una patologia della gravidanza dove è meglio interrompere i rapporti. A volte invece è bene ridurli. Ridurli significa che la coppia in quel momento della loro vita potrebbe rivalutare alcune situazioni che spesso vengono vissute come preliminari e che invece nella gravidanza possono essere vissuti come il rapporto vero e proprio, quindi riscoprire le coccole, le carezze, il massaggiarsi, leggere un libro erotico insieme, guardare un film erotico che piace ad entrambi, baciarsi, guardarsi negli occhi, riscoprire tutti quei lati della sessualità che sono molto piacevoli e che non fanno assolutamente male, perché l'unica cosa che in quel momento, quando c'è una patologia, fa male o potrebbe dare molto fastidio è il coito. Quindi una sessualità al di fuori del coito è una sessualità che fa molto bene anche nei momenti in cui c'è patologia. Durante questo momento in cui magari una gravida non può fare l'amore per vari motivi che abbiamo appena elencato, può essere molto carino poter usufruire delle cose della valigia rossa. Ci sono per esempio lubrificanti, ci sono massaggiatori, ci sono vibratori, non nel senso più realistico della cosa, che possono essere utili per poter espandere la complicità e il gioco di coppia nel fare l'amore. Okay. E dal mio parto quanto tempo devo aspettare per riprendere i rapporti sessuali? Allora, solitamente si aspetta quei 40-60 giorni, chiamato puerperio, un tempo veniva chiamata quarantena, ma non è un tempo
posso fare l'amore? E io gli ho detto, se ne hai desiderio sì. E lei mi fa, no, perché l'ho già fatto stamattina, voglio usare la tua conferma. Quindi, come vedi ogni donna, lei aveva fatto un parto a casa e lei aveva già fatto l'amore dopo 3 giorni. Ci sono 2 cose in cui bisognerebbe prestare attenzione dopo il parto. La prima è quella di la possibilità di rimanere incinta, quindi di avere un contraccettivo che ti consente di essere tranquilla, perché anche se allatti, la possibilità di rimanere incinta c'è ugualmente, quindi fare attenzione con la tua ostetrica di parlare con un'anticoncezionale. La seconda è che grazie all'allattamento potresti avere maggiore secchezza e minore lubrificazione vaginale, per cui usare un buon lubrificante per avere una buona risposta sessuale, se tu lo desideri con la tua testa e con le tue emozioni, ma il tuo corpo non è ancora pronto, perché magari stai allattando molto, sei molto più stanca e quindi la tua vagina è poco lubrificata, puoi usare un buon lubrificante, e la valigia rossa ne ha di buoni e ottimi, di tutti i sapori. Allora, qualche consiglio utile per le donne in gravidanza. Uno dei primi potrebbe essere quello di non avere mai rapporti sessuali con un partner di cui non si conosce la storia sessuale, e se proprio vogliamo avere rapporti sessuali con un partner diverso dal nostro, di mettere il preservativo femminile o maschile. Questo è importantissimo anche per proteggere il feto. L'altra cosa è di lasciarsi guidare dal piacere, quindi di condividere con il corpo del nostro partner e con il nostro il piacere sottile, che può essere non solo il piacere dell'orgasmo, ma anche quello del tocco, del massaggio, del sentire, dell'ascolto, dello sguardo, di tutte quelle sensazioni ed emozioni importanti che fanno parte della sessualità, che non è solo coito, ma è tanto, tanto altro. In gravidanza ci sono delle difficoltà, su questo non ci sono dubbi, paure, dubbi, difficoltà, però l'altro consiglio importante è quello di vivere le difficoltà e tutte le cose che ci fanno un po' paura con un po' di autoironia. Il consiglio più utile in assoluto per la gravidanza e anche al di fuori della gravidanza è che la comunicazione, il rispetto e il dialogo reciproco penso che siano le cose migliori per fare in modo che tutto, sia in gravidanza che nel dopo parto, che anche al di fuori, possa essere una condivisione e un gesto d'amore con il proprio partner e con il proprio corpo. L'altra cosa è coccolatevi tanto e non dimenticatevi che oltre a essere genitori siete soprattutto amati. Grazie di tutto, Maria Grazia, per tutte le informazioni, è stato molto utile. Grazie mille. Grazie a te, Carlotta, che mi hai consentito di parlare di questi argomenti. Grazie a voi che ci avete ascoltato. Se avete bisogno di maggiori informazioni potete scrivere a info@lavaligiarossa.com e vi raggiungiamo in tutta Italia per darvi maggiori informazioni su tutti gli argomenti riguardanti la sessualità e il benessere femminile. Sì, la prima sarebbe quella di... Mi ha dato un calcio. Ciao fratella, ma sai che tu passerai niente?